Storie italiane. La principessa Lumina. In un regno lontano, all'ombra delle montagne baciate dal sole di Lumer e protetto dai fitti boschi delle ere dimenticate, si trova il regno della luce. Un giorno, che sembrava come tutti gli altri, arrivò una splendida notizia per il regno: la nascita della principessa Lumina. La principessa Lumina era nata in una serata molto speciale. Nel momento stesso della nascita di Lumina, le stelle sopra il regno della luce si erano allineate, un allineamento che non si verificava da centinaia di anni. Le stelle avevano fatto un bellissimo regalo alla principessa Lumina: il potere di controllare la luce. Oh! Con il passare degli anni, Lumina cresceva, così come i suoi poteri. Per quanto belli fossero i suoi poteri, tutti erano preoccupati per la sua sicurezza. Il re e la regina proibirono a Lumina di lasciare il castello per paura che qualcuno potesse approfittare delle sue capacità. Nessuno conosceva l'entità dei suoi poteri, nemmeno Lumina, ma tutti sapevano che erano grandi e che meritavano di essere potenziati in segreto. Un giorno potrò vedere il mio arcobaleno dal basso, come tutte le altre persone che vivono nel nostro bellissimo regno. Cosa ci fai quassù, dolce principessa? Mi rilasso. Osservo l'arcobaleno. Non mi stancherò mai di questo. Neanche io. Cos'altro pensi che possa fare con i miei poteri, mamma? Forse dovremmo limitarci alle due cose che sai fare. Non è divertente. Voglio vedere fino a che punto posso spingermi e capire cosa posso fare. Non lo so. Pensi che possa iniziare ad allenarmi, mamma? C'è qualcuno nel nostro regno che può guidarmi? Parlerò con tuo padre. Sì. Ma non provare a fare nulla fino ad allora, lo prometti? Promesso. Non provare a fare nulla. Non provare a fare nulla. Non provare a fare nulla. Devo provare qualcosa. Ok, posso farcela. Concentrati, Lumina. Lo sto facendo. Ma non so nemmeno cosa sto facendo. Che cos'è questo? Posso... Arriva il buio e il buio si diffonde. La luce svanisce e l'oscurità si confonde. Mostrami risposte da questa terra. Questo libro aperto mi darà una mano sincera. Non può essere. Colei che dalla luce è diventata maggiorenne. Ho aspettato molti anni per questo e ora è arrivato il momento. Mio fratello, il re del regno della luce, crede di essere il più grande re a governare questa terra da secoli. Ma si sbaglia! Io ero destinato a governare il regno della luce. Sono io il potente stregone, non lui! Maledirò la sua terra con l'oscurità! Ha cercato di tenere segreta la principessa Lumina, ma io lo farò uscire dal castello con nuvole di disperazione! Guarderò la sua solarità e la sua positività svanire nel nulla mentre succhierò via la vita dal regno. Quando sarà bello asciutto, lo prenderò per me. Disgustoso! Non c'è tempo da perdere. Oscurità, ti invoco con forza! Notte nera e freddo che si insinua. Avvolgi questa terra in un manto di nero. Fa sentire la mia ira sincero. Avanza lentamente, strisciando e appassendo. Termina il sole senza indugiare un secondo. Mamma, guarda! Oh mio Dio! Correte tutti! Ma
Vostra Maestà, la tragedia ha colpito. Il regno della luce è sommerso dalle tenebre. Oscuro. Cosa faremo? Convoca una riunione. Ho bisogno che ogni spadaccino capace venga portato direttamente da me. Cosa c'è che non va, padre? Il regno della luce è sommerso dalle tenebre. No! Come posso aiutarti? Non è una cosa che possono gestire le bambine. Torna nella tua stanza. Ora! Mamma, devo farlo! È troppo pericoloso! Non mi interessa. Sai che devo essere io. Ho i poteri della luce. Posso sconfiggere l'oscurità. Non lo so ancora, ma lo scoprirò! Devi lasciarmi andare! Mia dolce ragazza, sei così piena di bontà e hai un cuore così gentile! I tuoi poteri di luce sono un riflesso della tua bellezza interiore! Lo sono sempre stati! Questo significa che ti fiderai di me? Mi lascerai andare dietro a questo stregone oscuro? Sì, sei la nostra unica speranza! Non si possono combattere le nuvole con le spade! Seguendo. Sono venuto per aiutarti nel tuo viaggio. Come fai a sapere che sono in viaggio, gufo? Chiamami Samson. Anch'io, come te, ho un'abilità speciale. Posso vedere il futuro, ma solo pochi istanti prima del tempo presente. Nel nostro futuro prossimo mi hai parlato dei tuoi poteri. Hai anche accettato che mi unissi a te per combattere lo stregone. Lo prometto, ho buone intenzioni. Suppongo di non aver nessun motivo per non crederti. Sei davvero un'anima gentile e fiduciosa. Allora andiamo. Puoi dirmi di più sui tuoi poteri lungo la strada. Io ti parlerò dei miei. Tra poco incontreremo un'altra creatura della foresta. È esuberante, ma possiede dei poteri, come noi. Come ci ha trovato? Il tuo potere di luce è come un faro. Attira le persone verso di te. Purtroppo può attirare sia i buoni che i cattivi. Siamo fortunati che lei sia buona. Accidenti! Grazie, sei un tesoro. Avrei continuato ad andare avanti. Ciao, che maleducata, mi chiamo Kindred. È un piacere conoscerti. Sei come una grande lampada. Brilli più di ogni altra cosa. Io non credo di brillare, vero Samson? Forse non possiamo vederlo. Ma io posso. Sei accecante. Comunque sono qui per aiutarti. Samson dice che hai dei poteri. È questo che ha detto? Sì, ho dei poteri. Cosa te ne importa? Andiamo a combattere contro un potente stregone per riprenderci il mio regno della luce dall'oscurità che lo ricopre. Oh, tutto qui? Uffa! Puoi aiutarmi? Posso dare dei suggerimenti, ma i miei suggerimenti... beh, devono essere seguiti. Possiamo avere un esempio? L'hai chiesto tu, non io. Penso che dovresti venire qui, gufo. Rimandami indietro. Sei libero di volare. Anche il mio potere ha i suoi difetti, ma è davvero fantastico. Perché stiamo qui fermi? Muoviamoci! Oh no! E ora cosa facciamo? Dobbiamo attraversare! Io e Kindred possiamo volare, ma tu no, vero? Assolutamente no! Deve esserci un altro modo! Io non posso farci niente, ragazzi! Sembra che il nostro viaggio stia per finire! Aspetta! Vedo qualcosa! È una bella impresa! Sputa il rospo, Sammy! Principessa, costruirai un ponte di luce per attraversare il fiume! Sei serio? Riesco a vedere solo pochi istanti nel futuro. Questo significa che le mie visioni sono accurate quasi al 100%. Credo di poter fare una prova. Che tipo? Principessa Lumina? Credo che tu sappia esattamente come fare. Ce l'ho fatta! Non posso crederci!
Grazie, amici, per avermi incoraggiata. Credo che alcuni di noi abbiano incoraggiato un po' di più. Non avrebbe potuto farlo se il potere non fosse stato in lei fin dall'inizio. E sicuramente lo era. Dobbiamo entrare e affrontare Oscuro. Ma come? I suoi scagnozzi sono ovunque. Lo vedo, principessa. E tu? Assolutamente sì. Sono morti? No, sono storditi, ma si sveglieranno presto. Dobbiamo andare. Hai fatto un ottimo lavoro con i miei scagnozzi. Non pensare nemmeno per un secondo che sarà così facile sconfiggere me. Non sarà facile, ma vedo la tua sconfitta. Si sta mettendo a fuoco. Gufo dispettoso! Ti ho dotato di questi poteri, ora vieni a usarli contro di me! Posso toglierteli con la stessa facilità! Secondo me è meglio che Samson mantenga i suoi poteri. Ma per ora te li lascio tenere. Che cos'è questo? Libera il regno della luce o affronta la tua fine. Principessa, c'è qualcosa che devo dirti. Questo è tuo zio, il fratello di tuo padre. Cosa? Oscuro, sei mio zio? Come hai potuto fare questa alla nostra famiglia? Facile! Ero destinato a governare il regno della luce. Ma quello... Sciocco! Di mio fratello era il primo in linea di successione per il regno. E ora che ho generato un erede, non c'è modo che io possa mai regnare. A meno che... non riesca a trasformare il regno della luce nel regno delle tenebre. Questo è solo l'inizio, bambina. Tutto quello che conosci diventerà buio. I miei servi governeranno la terra e io sarò il re più oscuro che questo mondo abbia mai visto. No, non lo farai. Pensi di potermi fermare? So che hai dei poteri, principessa, ma so anche che i tuoi genitori ti hanno tenuta nascosta e ti hanno proibito di diventare più forte. Non ci vorrà molto per sconfiggerti. Hey, Samson! Sì, Kindred? Credo che la principessa Lumina abbia finalmente realizzato tutta la forza dei suoi poteri. Vedo che questo si avvererà. No! Non puoi! Finiscilo, principessa! Colpiscilo dove fa male! Bene! Ce l'ho fatta, mamma! Potevo sentire l'amore e la speranza di ogni singola persona nel nostro regno. Sapevo di essere il loro faro. Ho attirato quell'amore a me e ho lasciato che mi riempisse e scoppiasse fuori di me. Sei incredibile. Non avrei mai dovuto dubitare di te. Ti vogliamo tanto bene, Lumina. Anch'io vi voglio bene.